Vorrei che lunedì non fosse sull'agenda. Non fosse sull'agenda. Raddoppio la domenica, chiudo la faccenda. Cercate un maialino rosa fermo? Che vuol dire? Uno, due, tre, via! Leggi. Ciao Amelie, io sono Mia, una tua grande fan e conosco anche due canzoni, ma non so come farai dalla Lombardia venire a Roma. Roma! Oddio, non è vero il mio nome, poi ho detto oddio, sono super felice. Ciao. Allora ragazzi, vi facciamo un paio di domande prima di capire come possiamo realizzare. Voi volevate solo incontro, sì? Ok. Allora dobbiamo capire i tuoi interessi principali. Cosa fai in tempo libero? Musica. Ok. Poi mi piace accarezzare il mio gatto. Ok. E stare con le mie amiche. E lo sport fai solo basket? Sì, solo. Ok, e poi il tuo sogno oltre di vedere Amelia? Qual è? Quando abbiamo sentito i nostri nomi siamo impazzite dalla gioia, perché per Mia era, diciamo, c'era una probabilità, una possibilità molto bassa di essere scelti, nel senso che sai, non sai su quante persone, e lei non ci credeva, è stata la realizzazione di un sogno. Ok, e il tuo compleanno? Quando? È il 21 aprile. 21 aprile. Mamma mia, mi pare che... Natale di Roma. 21 aprile, la data che segna la fondazione di Roma. Per adesso vi salutiamo, buona serata. Ciao. E a presto. Grazie anche a voi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Amelie. Ciao. Ciao. Allora, io ho le risposte. Alla base di queste risposte noi decidiamo come organizzare i sogni. Allora ragazzi, noi siamo in mezzo di strada per andare a Roma. Noi come sempre ci siamo fermati a Autogrill per... Per mangiare. Anche. Vuoi? No. Uno e uno. Ah, sei uscita lumaca, tu come lumaca, se no ti nascondi, lumaca nostra. Noi abbiamo ancora 2 ore di strada e loro hanno cosa fare queste 2 ore. Ah, dopo? Volevo fare questo. Ragazzi, ho preparato una sorpresa molto speciale per Mia, che realizzerà il suo sogno principale. Se vuoi che si realizzi anche il tuo sogno, metti like. Cucchiaio. No. Mezzo cucchiaio. No, ho detto. Una briciola. No, tu non puoi mangiare dolci. Quello si può mangiare, non è tanto dolce, è un tiramisù, perché non si può mangiare il tiramisù? Tiramisù è dolce? No, fammi assaggiare. Mio. Guarda sempre. Vai però. Ciao.
Grazie, ciao Elaide. Ciao Elaide. Grazie. 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 Complimenti. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. Andiamo a divertirci? Sì, sì, basta, uno. Dai, faccio io. Ok, no. Ciao, ciao. Ciao. Come state? Piacere. Aspetta che sono... non ci incrociamo. Dai. Sono Paola. Questo Mia. Sì. E questo è Amelia. Non c'è Amelia. Abbiamo una sorpresa per te. Sì. Sei pronta a trovarla? Dobbiamo trovare una caccia al tesoro. Sì. Allora, compito molto semplice, tu devi adesso, dove stai, chiudi occhi, anche con mani, chiudi bene, ok, adesso io ti dico indizi dove andare, okay. E tu pian piano la trovi, ok, ti fidi di me? Sì. Ok, due passi a sinistra, un passo indietro, adesso due passi avanti, ok, girati, così, ancora, no, girati, stop, due passi indietro, destra, sinistra, sono stanca da gioia. Come no, sì. Subito, vieni, grazie, vieni il resto, grazie, a voi. Bravo! Vai!
Ti devo dire una cosa. Sai che questo era un challenge 24 ore nel parco giochi? Veramente? Sì. Oddio. Sono spizzata in aria che non... C'è anche quello di pesce. Proviamo questo. Questo? Va bene, è quello che volevo. Me ne servono due di gettoni per giocare. Allora, se tu vinci ti do un regalo. Va bene. Andate a cercare un cavallo bianco di principe. Oh, già l'ho rotta la scheda.
è difficile. È bene impacchettarla. C'è anche la busta. No, vabbè. Le unghie. È rosa. Come piace a te. È bellissimo, grazie. Prego. Come si accende? Ehi, pronto. Tu sai, vero, che io spenderò mia madre tutto il giorno con questo coso? No, davvero. Come si accende? Prova. Non basta, coso è rosa. Ehi, bellezza. Secondo me è carico. Perché? Così è bellissimo. Poi c'è il manco. Lunedì mattina e non ho voglia. Faccio colazione con la famiglia. Questa settimana dovrà finire. Anche se il mio capo mi fa impazzire. Martedì c'è la palestra. 1-2-1-2 sembra una festa. Mercoledì la cena con le amiche. Mercoledì sì che son felice. Vorrei che lunedì non fosse sull'agenda. Non fosse sull'agenda. Raddoppio la domenica, chiudo la faccenda. Chiudo la faccenda. Poi quando il sabato arriva davvero, c'è il movimento reggaeton nero. Non mi passa lunedì nero, nero. Non mi passa proprio zero, zero. Qui l'orologio non gira e la giornata non va. Qui non arriva la sera, perché la domenica passa così. Che traffico che c'è il lunedì mattina. Cos'è questo rumore? La macchina non parte. Questa settimana dovrà finire. Passerà veloce se gioco le mie carte. Giovedì, cosa mi resta? Dopo l'incontro con la maestra. È venerdì, il cinema mi aspetta. È venerdì, spero arrivi in fretta. Vorrei che lunedì non fosse sull'agenda. Non fosse sull'agenda. Aggiungo venerdì, chiudo la faccenda. Chiudo la faccenda. Poi quando il sabato arriva davvero, c'è il movimento reggaeton nero. Non mi passa lunedì nero, nero. Non mi passa proprio zero, zero. Qui l'orologio non gira e la giornata non va. Qui non arriva la sera, perché la domenica passa così. L'orologio non gira e la giornata non va. Qui non arriva la sera, perché la domenica passa così. Non mi passa lunedì nero, nero. Non mi passa proprio zero, zero. Passa così. Vogliamo una pizza. Che pizza vuoi? Rossa, normale. Margherita. Beh, va bene. Due margherite, grazie. Ciao. Allora, io voglio fare un fiore, ma non so come. Allora, me lo tieni dritto così? Sì. Ok. Non hanno suonato? Sì, hanno suonato. Andiamo. Questa è la pizza. Grazie. Prego, queste sono per voi. Ciao. Ciao.
Mangiamo nelle palline, nello scivolo, nel trampolino. E perché non mangiamo sulla terra? Hai ragione. Ragazzi, se vi piace la pizza, metti like! Sulla terra oppure per la nostra bocca. Mamma, noi siamo rimasti chiusi qua dentro. Ok, ciao. Ha detto che ci viene a prendere. Ok, aspettiamo. Mamma! Siamo rimasti chiusi. Mamma! Ma ti sei divertita? Sì? Ma è ora andare a casa! Dai, andiamo a casa. Dai, perché c'è coprifuoco. C'è il coprifuoco, Mia! Avete realizzato il tesoro, voglio dire. Per lei, vederla felice. Ciao! Ciao! Grazie di tutto! Ciao, grazie voi, mille! Grazie! Ciao! Un'esperienza meravigliosa, un'esperienza bellissima e carinissima, gentilissimi tutti, e lei è una bambina veramente veramente fantastica che merita secondo noi tutto il successo che ha. Se lo merita ampiamente perché è una bambina veramente meravigliosa. Allora, cosa dici? Ti è piaciuta la giornata di oggi? Sì! Mi è piaciuta la stanza dove c'era il trampolino gonfiabile, c'erano le palline con il trampolino e con la torre dove scendevi dalle scivole. Questa è la prima volta che tutto il centro di divertimento era in tua disposizione. Sì. Bello? Poi ancora una volta così. Ok, lo facciamo. Tom. Io l'ho staccata quasi. No. Regalino.
Madonna, sì, due prospettate, ma sì. E guarda papà. Sì, dai, 1, 2, 3. Leo, guarda me. Matteo, no, non serve, Matteo. Vai. E tu cosa fai? Sì, Gianfranco, abbiamo mangiato un po' di... Anche Matteo vuoi tanto e tanto bene, non solo me. Adesso c'è da pensare ai progetti che sono adatti sia, sì, sia online che sì, possono essere sfruttati anche... Prima. Sì, esatto. Prima online. Sì, sì. Quello. Ciao, partecipa al concorso di Amelie Realizza i Sogni. Invia entro un 15 una email con la tua descrizione del tuo sogno all'indirizzo amelie realizza i sogni@gmail.com. Ciao!